Voilà, lasciate che mi presenti. Mi chiamo Mattia e sono un nuovo corrispondente di Sitalian dalla regione Puglia, in Sud Italia. Oggi andrò nella città di Lecce a porre alle persone la seguente domanda. Qual è il tuo sogno? Mando le ciance, seguitemi e andiamo a vedere cosa troveremo. Su, su. Voi avete un sogno? Sì. Più nello specifico? Sono un musicista e mi sono sempre proiettato per eventualmente seguire musiche mie o musiche trascritte da me. Il sogno è di vedere realizzate queste mie, questi frutti del mio lavoro. Quello di diventare ricca e aiutare gli animali. Sì, quello di diventare un insegnante di francese agli italiani o un insegnante di italiano ai francesi. Sì, ho un sogno, è quello di diventare interprete o traduttore di lingua russa e giapponese. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di invece lavorare negli studi di registrazione dove in pratica si va a tradurre i sottotitoli o comunque i dialoghi di film stranieri, quello sarebbe sì il mio sogno. Diventare una bar lady. Esatto, e imparare tutti i cocktail, insomma, queste cose qua. E aprire un giorno un'attività mia in Spagna, e locale principalmente notturno, cioè serale quindi, e appunto, insomma, fare una cosina così. Ho studiato a Bari gran parte dei miei studi musicali, poi li ho completati all'Aquila come direzione d'orchestra. Ecco, questo sarebbe un bel sogno, augurarsi di avere un'orchestra, ma è chiaro che non l'avrò mai, per cui il problema è un sogno nel cassetto, accantonato. Spero di poter, non so, fare un lavoro che mi piace e avere una casa piccola ma carina, e con tante piante. A me piacerebbe viaggiare il mondo. Poi eventualmente avere anche una piccola parte dedicata alla ristorazione, visto che mia mamma fa la cuoca da 30 anni, e farla lavorare qui con me, trasferirci diciamo tutti in Spagna. Sì, quello di andare a vivere a mare, su una barca, questo è il mio sogno. Allora, il mio sogno sarebbe di riuscire a costruire il meglio possibile il mio futuro e per questo sto frequentando l'università sperando bene più che altro che vada tutto bene e per questo sto basando il tutto sulla psicologia che è una delle mie più grandi passioni. Diventare europarlamentare. Veramente? Sì. Come mai? Com'è nata questa idea? Sinceramente diciamo che puntavo all'ambasciata, poi ho optato per una cosa che forse è un po' più semplice, sempre tra virgolette, però è un piano più fattibile, quindi sarebbe comunque avere a che fare con l'amministrazione di più stati e quindi siccome il mio ruolo, cioè vorrei avere un ruolo internazionale, penso che sarebbe una delle cose più adatte. Ci sono molti lati oscuri e bui da approfondire che o non sono stati ancora toccati dagli storici, da chi di competenza, oppure non sono stati approfonditi come dovrebbe giustamente essere, per cui diciamo il mio sogno è proprio in quello, risiede nel conoscere ciò che non è ancora conosciuto ed approfondire ciò che non è stato ancora approfondito adeguatamente. Quali passi avete intrapreso per potervi avvicinare alla realizzazione di questi sogni? Beh, io ho scelto di frequentare la facoltà all'Unisalento di Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica, scegliendo come lingue inglese, russo e anche polacco. E giapponese, ovviamente. Ho iniziato a studiare musica, il fatto è che come le ciliegie, dopo un tipo di diploma ho avuto voglia di studiarne ancora per altri, quindi ho fatto incetta di diplomi. Anche io studiando e comunque intraprendendo una carriera, magari sperando in un lavoro con uno stipendio alto. Mi auguravo che gli altri, compresi gli enti pubblici, si accorgessero della gente che si diploma, che esce da queste istituzioni. Invece no, bisogna mendicare, andare a farci raccomandare. Io sono nato antimendicante, non lo so se è un bel termine. Io ho smesso di andare a scuola, facevo l'alberghiero, ho smesso a 15 anni, 16,
E già da un anno prima di smettere, quindi verso i 15, sono entrata nella ristorazione. C'è mia mamma che è una vita che gestisce locali, lavora dentro dei locali. Ho iniziato lavorando con lei, poi ho maturato poi le mie varie esperienze in pizzerie, bar, pasticcerie, insomma. Quindi sì, da quando ho 16 anni, adesso ne ho 21. Secondo te la gente oggi è troppo realista? Secondo me sì, infatti purtroppo parecchia gente non dà valore a questo campo che studio io, ad esempio, e molte persone non si fidano della psicologia, dello psicologo e tutto ciò che riguarda appunto questo campo. Sì, però secondo me è una realtà che bisogna avere per via della situazione generale della società. Diciamo che ci sono le persone che comunque ti spingono a fare quello che è il tuo sogno, che comunque credono in te, però diciamo che la maggior parte, anche dei ragazzi con i quali mi trovo a rapprocciarmi, non ha questa ideologia. Cioè, purtroppo viviamo nell'epoca del disincanto, no? Secondo me non tanto l'italiano quanto la persona. Purtroppo non si può permettere di essere un po' più astratto, nel senso sognare un pochino, fare le cose un po' senza pensarci, dire magari domani prendo e parto e vado lì. Una persona parte con il devo trovare il modo di avere già una situazione lavorativa sicura, avere già un alloggio sicuro, perché appunto non abbiamo la possibilità di prendere e partire. Questo per esempio. Quando uno prova a puntare al 100, viene, tra virgolette, non deriso, però messo da parte, perché purtroppo al giorno d'oggi non si crede più nel sogno, ma si crede nella stabilità che in realtà non esiste. Se il sogno non viene realizzato, non rammaricarsi più di tanto, tanto la società è così, si arriva sempre per vie traverse a realizzare qualcosa. Okay. Tanto i sogni non si pagano, quindi possiamo sognare. Ebbene, siamo giunti alla fine anche di questo episodio. Spero sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, lasciate un commento qua sotto e fateci sapere la vostra. Qual è il vostro sogno? Dal canto mio, uno dei miei sogni principali al momento è quello di supportare la crescita del progetto East Italian per poter aiutare tante persone che stanno studiando la lingua italiana. Nel caso anche voi vogliate aiutare questo progetto a crescere, maturare e offrirvi un servizio sempre migliore, vi consiglio innanzitutto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e diventare membri della community di East Italian supportandoci su Patreon, link in descrizione. E che altro dire? Buona fortuna con i vostri sogni e ciao ciao!